Bentrovati ad un nuovo appuntamento con lo speciale TGT dedicato all'attività del Consiglio regionale della Toscana. In apertura parliamo del manuale di comunicazione pubblica, un'iniziativa che va in direzione di quello che è uno dei mandati postosi dalla Presidenza del Consiglio regionale a inizio della legislatura, cioè quello di garantire la maggiore accessibilità anche via social, ma soprattutto trasparenza e vicinanza ai cittadini. Vediamo. La scelta fatta ad inizio legislatura è stata quella di rendere il Consiglio regionale della Toscana il più digitalizzato in Italia. Un palazzo aperto, insomma, alle cittadine e ai cittadini in ogni momento e per ogni servizio. Molto è stato fatto in questi due anni e molto ancora però resta da fare per vincere la sfida di una pubblica amministrazione a passo con i tempi che punta sulle nuove opportunità che la rete offre. In questo solco va inquadrata la presentazione del nuovo manuale di comunicazione pubblica, scritto da Sergio Talamo e Roberto Zarriello, e a sottolinearlo è proprio il Presidente dell'Assemblea Legislativa Regionale. Ma noi abbiamo fatto una scelta all'inizio di questa legislatura, far diventare il Consiglio regionale della Toscana il luogo più digitalizzato della pubblica amministrazione italiana. Più digitalizzato vuol dire un luogo aperto, un luogo in cui da ogni luogo, in ogni momento è possibile accedere al nostro lavoro. Il nostro lavoro è nient'altro che dare risposte ai cittadini della nostra regione e oltre l'accessibilità anche la capacità di saper comunicare in forma diversa. Ancora oggi siamo molto indietro nella legge sulla comunicazione. La legge numero 151 richiede sostanzialmente che si mettano insieme in forma differente il modo di comunicare in digitale. Non è più come nel passato in cui si passava solo attraverso la carta stampata o le televisioni. Oggi c'è un mondo, il mondo della rete, che consente a ognuno di noi di raccontare anche il piccolo impegno sul territorio più periferico facendolo diventare globale, consentendo a tutti di conoscere le bellezze e le meraviglie della nostra regione, permettendo di costruire le condizioni perché ogni cittadino abbia più facile accesso al lavoro che noi facciamo. È una bella sfida, è una sfida che richiede l'impegno di tutti, è una sfida su cui il Consiglio regionale della Toscana vuole andare avanti con ancora maggiore impegno, pensando sempre una cosa, che i cittadini abbiano servizi e offerte migliori rispetto a quelle di oggi. Convinto della necessità di una profonda riforma della legge 150/2000 è Francesco Di Costanzo, presidente di PA Social, promotrice della presentazione. Una istituzione che sa fare rete diventa strumento per essere accessibili, realmente capaci di dare risposte e anche anticiparle. Sì, il nuovo manuale di comunicazione pubblica è una nuova pubblicazione di Sergio Talamo e Roberto Zarriello che abbiamo fatto anche in collaborazione con PA Social, riguarda l'attualità della comunicazione pubblica italiana è quello che si riesce a fare attraverso gli strumenti digitali, quindi social network, chat, piattaforme digitali in generale. È un momento importante per la comunicazione pubblica perché dopo una importante, direi positiva, risposta emergenziale, oggi questo tipo di realtà va resa la normalità del servizio pubblico e noi con PA Social siamo impegnati sia per la riforma della legge di settore sia appunto per il riconoscimento delle professionalità dedicate. Il volume affronta e spiega temi quali progettare, realizzare e gestire le politiche di comunicazione di un ufficio pubblico, da quello più alto a quello più piccolo nei comuni. Nome simbolico, la Toscana che fa bene, è quello dato ad un bando del Corecom, il Comitato per le Comunicazioni Regionali, dedicato alle campagne sociali più innovative da un certo punto di vista dell'anno 2021. E se l'è aggiudicato l'Unione Italiana Ciechi di Prato. Grazie ai donatori, l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Prato ogni anno dà vita a grandi progetti. Quest'anno ha fondato il primo club al mondo di lanciatori di coltelli. Coppa! 40 secondi bastano a raccontare un mondo, quello dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Prato, che si è aggiudicato il premio La Toscana che fa bene, bandito dal Corecom della Toscana in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato della Toscana, il CESVOT, per premiare la migliore campagna di comunicazione sociale promossa nel 2021. Lo spot gioca sull'ironia, aiutando a sfatare qualche tabù. È un lavoro straordinario, in 40 secondi sono riusciti a raccontare le emozioni con grande spirito autoironico di coloro che vivono questo
problema, questa disabilità, ma che anche offrono un'opportunità per riflettere e per sostenere chi si impegna in questa direzione. Quindi siamo molto contenti di premiare l'Associazione dell'Unione Italiana Ciechi di Prato per questo video che vedrete sono 40 secondi indimenticabili. Il video, firmato dal regista Cristiano Gazzarrini, si è conquistato il premio da 5.000 euro spuntandola tra i 40 progetti arrivati al vaglio di una giuria formata da tecnici della comunicazione che ha scelto il vincitore all'unanimità. Ci voleva qualcosa di che potesse colpire l'immaginario e far fermare le persone, quindi ci siamo subito orientati verso un qualcosa che fosse un po' bizzarro ma che nascondesse comunque dietro una riflessione. Quello che è venuto fuori poi è quello che, insomma, che vedrete. La cosa interessante è che l'idea è nata da un confronto, l'abbiamo creata tutti insieme e l'abbiamo voluta in quel modo. Per noi è stato importante anche abbattere certe barriere che a volte ci sono anche nella comunicazione, perché il politically correct forse non serve quando vuoi arrivare diretto nell'immaginario delle persone. C'è bisogno di fare un qualcosa che riesca un po' a svegliare, anzi a destare le coscienze che a livello mediale sono abbastanza settate su certi binari. Assolutamente sì, perché se qualcuno ha del tempo libero e vuol venire in associazione troverà il modo di trovare delle persone accoglienti, socievoli e potrà rendersi utile magari negli accompagnamenti, che è la cosa che per noi è un pochino più importante, anche perché il servizio civile adesso si congedano i ragazzi e prima che entri il nuovo gruppo passa un pochino di tempo, per cui ma al di là di questa contingenza sarà molto bello collaborare con noi, perché veramente facciamo tante attività, attività ricreative, ludiche, visite guidate ai musei, accompagnamenti anche a visite mediche, a fare la spesa, quello che può servire per le persone non vedenti. Noi facciamo una piccola inserimento della persona che volesse fare del volontariato, lo accompagniamo, gli insegniamo ad accompagnarci e poi pian pianino abbiamo una macchina a disposizione dell'associazione che il volontario potrà guidare per accompagnarci. Ecco. Per cui invito tutti coloro che hanno del tempo a mettersi in contatto con noi. Ci manca la vista, non la voglia di sorridere. Si intitola Pinocchio agli occhi verdi, l'esposizione che si trova all'interno dello spazio Carlo Azeglio Ciampi del Consiglio regionale, dedicata appunto al burattino più famoso del mondo, visto con gli occhi dell'artista carrarese Graziano Guiso. Mi sono immaginato questi personaggi, mentre leggevo, apparivano davanti ai miei occhi, mi apparivano queste figure che ho, diciamo, fermato. 23 tele che ripercorrono le vicissitudini del burattino di legno più famoso al mondo compongono la mostra di pittura Pinocchio agli occhi verdi, firmata dall'artista di Carrara Graziano Guiso, che dopo aver girato l'Italia approda adesso a Firenze. Lo fa nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi del Consiglio regionale della Toscana. Tocca il cuore di ciascuno di noi, anche la mia gioventù, i ricordi di quando in Basilicata con i miei genitori veniva raccontata una storia che poi ci ha permesso tutti di poter vivere il tempo che veniva in forma differente. Le opere, composte secondo la tecnica ad acrilico e décollage, propongono un'interpretazione della favola di Collodi in modo coerente al testo originale, dice l'autore. Nelle tavole, una particolare attenzione è rivolta ai momenti che mettono il burattino alla prova e che procurano in lui un cambiamento. I colori vengono stesi su della carta, infatti la tecnica si chiama décollage, sono dei manifesti diciamo della strada che vengono strappati, rincollati su una tela, in questo caso ad esempio una tela, e io poi reintervengo sopra e quindi
diciamo, traspare certe cose. Ad esempio qui il vestito di Pinocchio è una cosa che esisteva già nel manifesto. L'allestimento è dedicato alla moglie dell'artista, Daniela, che ha lavorato insieme a lui al progetto e al catalogo. Questa mostra qui nasce ovviamente da una situazione abbastanza drammatica, familiare, cioè la morte della moglie dell'artista. Ha inteso celebrarla rifacendosi al suo stile, alla sua pittura. Di conseguenza è una mostra praticamente interamente dedicata alla moglie che ormai non c'è più. L'esposizione sarà visitabile fino al 2 di luglio. Un seminario ospitato all'interno dell'Auditorium Spadolini affronta un tema molto mediatico, quello dell'arbitraggio. Lo sport è ovviamente il calcio, i suoi protagonisti da un lato sono i giornalisti, dall'altro i fischietti, ovviamente gli arbitri, che devono raffrontarsi con le nuove tecnologie, su tutti il VAR. Arbitri e giornalisti, domande e risposte su un argomento dibattuto nel mondo del calcio, la figura del fischietto e la sua delicata funzione. L'Auditorium Spadolini di Palazzo del Pegaso ha ospitato un seminario dal titolo che è tutto un programma, Arbitrare al tempo del VAR, l'interpretazione e l'applicazione delle regole del gioco del calcio alla luce delle nuove tecnologie. Ma il VAR è qualcosa di nuovo, no? Noi pensiamo al VAR come fosse qualcosa, non sono i 110 anni della nostra associazione, ma qualcosa che ha portato sicuramente dei grandi benefici, una diminuzione degli errori fondamentale. Il centro VAR di Lissone ha dato ancora più opportunità di fare all'interno di una centrale unica l'operatività dei nostri VAR e varisti, quindi sono arbitri di esperienza. Quest'anno ci sarà un'implementazione da parte del numero dei VAR professionisti, ci sarà un'attenzione maggiore, ma siamo contenti dell'operato della nostra commissione guidata dal Gianluca Rocchi. Nel corso della mattinata sono intervenuti l'ex arbitro internazionale e attuale designatore arbitrale di Serie A e B, Gianluca Rocchi. Beh, innanzitutto la figura arbitrale vogliamo che sia vista in maniera completamente diversa, questo è il mio primo obiettivo, ma non da designatore ma da arbitro, da ex arbitro, perché comunque oggi la figura dell'arbitro è vista in una maniera secondo me totalmente errata, perché facciamo notizia solo nell'errore e non nelle tante cose positive che facciamo. E questo soprattutto mi rivolgo ai giovani, perché altrimenti quando sento dire che ci sono crisi di vocazioni credo che sia scontato, perché se tu rappresenti una figura in maniera negativa non puoi pretendere che un genitore ti mandi un ragazzo di 16 anni a fare il corso arbitri, almeno io da genitore farei fatica a farlo. E siccome invece fare l'arbitro è un'esperienza bellissima secondo me e fa molto bene ai giovani di oggi provare un'esperienza così importante, e credo che il primo nostro obiettivo come AIA sia quello di rappresentarci in maniera nettamente migliore. Un momento di formazione professionale si è trasformato in un'occasione di confronto e di trasparenza per una tematica ormai fondamentale per il mondo del pallone intero. Più si conoscono i perché delle scelte legate alle regole, più ci sarà chiarezza. Comunicare da un lato e dall'altro è la chiave che conviene a tutti. Io sono contento di poter ospitare questa iniziativa voluta all'Ordine dei giornalisti, che ringrazio sempre per il loro importante lavoro per le nostre comunità. Più c'è capacità di saper raccontare, di saper comunicare quello che accade a tutti i livelli, a partire dalla politica e in questo caso facendo chiarezza anche sulle regole del calcio, più c'è libertà, più c'è democrazia, più c'è possibilità per tutti di conoscere davvero quello che accade. Quindi le porte del Consiglio regionale per iniziative come queste sono sempre aperte, è un modo per essere vicini ai cittadini, è un modo per potergli raccontare con chiarezza anche le nuove regole che ci saranno nel mondo del calcio. E visto che il mondo del calcio è così seguito da milioni di cittadini del nostro paese, anche della nostra regione, è un momento importante ed è giusto proseguire in questa direzione. Ed è tutto anche per questa edizione del nostro speciale TGT. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.